As you may have heard, AI is having a very busy year. So we've got lots to talk about. Let's get started. Nel discorso introduttivo a Google I.O. 2023, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori che si è svolta il 9 e 10 maggio, il CEO di Google e Alphabet, Sundar Pichai, ha parlato dei risultati raggiunti in 7 anni di lavoro sui programmi di intelligenza artificiale. A seguire l'evento per il Corriere c'era Alice Scaglioni, della redazione online, che in questo episodio ci racconterà quali sono le principali novità che Google ha annunciato, in particolare rispetto a ChatGPT, di cui tanto si è discusso in queste ultime settimane. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 18 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Alice, quali sono stati i temi principali della 2 giorni di Google? Il fulcro delle novità presentate dalla Big Tech è stata l'intelligenza artificiale, in tutte le sue forme. Prima tra tutti, Bard, il chatbot di Google in stile ChatGPT, lanciato 2 mesi fa e ora disponibile in 180 paesi nel mondo, ancora in lingua inglese, a cui si aggiunge anche il giapponese e il coreano. L'intelligenza artificiale andrà a migliorare anche altri prodotti di Google. Per esempio? Per esempio, Magic Editor all'interno di Google Photo è uno strumento che permetterà a tutti di editare le proprie fotografie senza dover avere una conoscenza professionale. Cambierà in meglio anche Maps, che con l'Immersive View applicata ai percorsi consentirà di visualizzare la strada che dovremo percorrere prima di partire, che si tratti di un percorso a piedi, in bicicletta o in auto. Verrà migliorata la stessa ricerca che facciamo tutti i giorni online, grazie all'intelligenza artificiale generativa. Si potranno fare delle domande più complesse e ricevere quindi come risposta dal motore di ricerca una panoramica delle informazioni chiave. E su Gmail arriverà anche l'autocomposizione dei messaggi. Ma c'è da fidarsi a far scrivere le nostre email a Google? Quello che abbiamo visto per il momento sembra molto promettente. Inoltre Mountain View ha anche lavorato sulla sicurezza online, promettendo di mandare in pensione le nostre password grazie a Passkey, la tecnologia che usa la crittografia per associare una chiave univoca tra l'utente e il dispositivo. Google ha anche presentato Palm 2, l'ultima versione del suo Large Language Model, ovvero un modello di linguaggio di deep learning, che è in grado di riconoscere anche gli errori nei codici, traducendoli tra più lingue. Alla fine è stato il turno dei nuovi prodotti, tra cui l'attesissimo Google Fold, il primo smartphone pieghevole di Big G, che sarà inizialmente disponibile soltanto in 4 paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, al prezzo di $1,799. Insieme al pieghevole arriveranno anche il nuovo smartphone economico, Pixel 7a e il Pixel Tablet. Hai anche avuto la possibilità di provare Bard in anteprima. Che impressione ti ha fatto? Come dicevamo, l'AI di Google Bard è stata resa disponibile in 180 paesi, sempre in lingua inglese, ma tra questi non c'è l'Italia. A dirla tutta, non c'è nessun paese dell'Unione Europea. Inizialmente Google non aveva dato una spiegazione, ma il pensiero di tutti è andato immediatamente al GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati personali e la privacy, approvato dall'Unione Europea ed entrato in vigore nel 2018, quello che in Italia aveva già portato a un blocco di ChatGPT con un intervento del garante della privacy. Interpellato sul tema durante un incontro con la stampa, il CEO Pichai ha detto che Bard arriverà in Europa, ma poiché le legislazioni sono diverse da un paese all'altro, alcune richiedono più lavoro. Ma che cosa si può fare con Bard? Gli si può chiedere quasi tutto e ben presto si potranno fare domande direttamente con le immagini, grazie all'introduzione della tecnologia su cui si basa Lens, o ricevere risposte più complete e visuali. Potremo, per fare un esempio, chiedere cosa vedere in un giorno a San Francisco e ricevere in risposta un elenco corredato da diverse immagini, che facilitano quindi la comprensione. Bard poi lavorerà insieme ad altri tool come Adobe Firefly. In questo modo sarà possibile chiedere a Bard di creare nuove immagini partendo da una didascalia.
La tecnologia, rispetto a due mesi fa, quando era stato lanciato, è migliorata, ma Big G non rinuncia a ricordare che il chatbot è ancora in una fase iniziale e per questo, come si legge sulla schermata iniziale del sito, Bard non avrà sempre ragione. Al momento non raggiunge le prestazioni del suo rivale più noto, ChatGPT, ma le novità che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi sono certamente molto promettenti in questo senso. Una cosa pratica, ma molto comoda, che permette di fare già da ora è di esportare le risposte di Bard direttamente su Gmail e nei documenti di Google, con un solo clic. Su questo, la gara tra le big tech è appena iniziata, anche se il primo a frenare e a chiedere proprio di non parlare di competizione è stato proprio Pichai. Tu hai provato anche Project Starline. Che cos'è? È quello che Google chiama finestra magica ed è un prototipo incredibile. Il progetto è stato introdotto inizialmente nel 2021 da Google, ma la versione che abbiamo potuto provare è fortemente migliorata nella tecnologia. Funziona proprio come uno schermo, attraverso cui si può parlare, gesticolare e stabilire un contatto visivo con un'altra persona, a grandezza naturale e in tre dimensioni. Mentre si guarda lo schermo, si ha la sensazione che la persona che sta dall'altra parte di quello che sembra un grande televisore sia realmente con noi nella stanza, a pochi centimetri di distanza. Il sistema che si cela dietro Starline ricorre all'intelligenza artificiale avanzata per costruire un modello fotorealistico della persona con cui si sta parlando e lo proietta su un display a campo luminoso, con un senso unico di volume e profondità. Questo è possibile grazie ad alcune fotocamere che producono delle immagini 3D realistiche e di qualità superiore. La cosa realmente impressionante è che se ci muoviamo, il display se ne accorge e ci mostra l'informazione corretta per farci avere una percezione in 3D. Tutte novità interessanti, ma anche un po' inquietanti. È stato affrontato il tema dei potenziali rischi derivanti dalla diffusione dell'intelligenza artificiale? In realtà il tema dell'approccio responsabile all'intelligenza artificiale è stato un po' il fil rouge dell'evento. Lo stesso Sundar Pichai ci è tornato più volte. In una pausa dei lavori ne ho parlato con Marzia Polito, Software Engineer Lead a Google. Polito lavora a Google dal 2010, ma viene da Firenze, dove ha studiato e si è laureata per poi specializzarsi alla Normale di Pisa. E infine si è spostata in California per un postdoc. Nell'azienda di Mountain View si occupa di ricerca visuale, in particolare di Google Lens. A lei ho chiesto perché è così importante parlare di intelligenza artificiale e spiegare soprattutto che l'AI è già nelle nostre vite da tempo e quindi che non c'è bisogno di preoccuparsi. Appunto perché è già nelle nostre vite da tanti anni, questo è un momento particolarmente topico, però sono anni se non decenni che l'intelligenza artificiale è già parte delle nostre vite, è già parte di tanti prodotti di Google e altri prodotti che vengono utilizzati tutti i giorni. Lo scopo dell'intelligenza artificiale è aiutarci a fare le cose che ci servono e che ci portano beneficio più velocemente, con più efficienza, ma anche meglio. L'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, è una cosa che ha molto potere, quindi possiamo fare delle cose fantastiche e faremo delle cose fantastiche. Ovviamente bisogna stare attenti, essere vigilanti, perché qualsiasi cosa può essere utilizzata in maniera non positiva. Il beneficio di averla è di gran lunga superiore al rischio e quindi se siamo attenti, se siamo vigilanti, non ci dovrebbero essere problemi. Tra l'altro, l'ingegnere Polito non si occupa soltanto del suo lavoro quotidiano sulle tecnologie che miglioreranno e semplificheranno la nostra vita col passare del tempo. È anche impegnata, come ci ha raccontato, a restituire ad altri le possibilità che ha avuto lei stessa. Io credo che sia molto importante che continuiamo a lavorare per assicurarci che tutte le persone hanno la stessa possibilità di trovare opportunità di lavoro, in genere per realizzarsi. Ovviamente c'è un problema perché la distribuzione delle persone nel lavoro high tech in questo momento non è ancora confrontabile con la distribuzione della popolazione, quindi bisogna continuare a lavorare. Sono stati fatti un sacco di miglioramenti, c'è stato molto progresso, bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Inoltre è importante che ci assicuriamo che chi costruisce i prodotti rappresenta le persone che li usano e quindi è importante che, diciamo, contribuiamo tutti. Un modo in cui, diciamo, io cerco di contribuire è rendere quello che mi è stato dato, nel senso che io ho sempre trovato persone con più esperienza di me, anche loro appartenevano a un'università e mi hanno aiutato a superare le difficoltà e quindi cerco di restituire e fare lo stesso con persone con meno esperienza di me che arrivano nell'industria adesso.
Alice, al termine di questi 2 giorni a Mountain View, che idea ti sei fatta di come l'intelligenza artificiale cambierà le nostre vite? È vero che l'intelligenza artificiale è già in mezzo a noi da anni e che la usiamo tutti i giorni senza accorgercene o senza saperlo, ma questi cambiamenti saranno sempre più immersivi e pervasivi. È una tecnologia emergente ancora in divenire e per questo, per citare il discorso del Senior Vice President James Manica, a capo dell'area Technology and Society di Google, bisogna essere consapevoli che l'intelligenza artificiale ha anche il potenziale di peggiorare alcune delle sfide sociali esistenti. Pensiamo ai pregiudizi ingiusti, che rischiano di avvantaggiare qualcuno e mettere in condizioni di inferiorità qualcun altro. Che cosa intendi dire? Sono quelli che chiamiamo bias algoritmici, ovvero delle distorsioni cognitive che gli algoritmi riproducono imparando da esempi precedenti sbagliati. Se, per esempio, un'azienda vuole avvalersi dell'intelligenza artificiale per fare una selezione del personale, ma quella stessa azienda in passato ha discriminato, per dire, le candidate donne, è molto probabile che l'algoritmo che userà quel modello di selezione perpetrerà quella discriminazione. Ma potrebbe anche porre nuove sfide sociali e per questo necessita di una continua riflessione nel suo progredire. Grazie Alice Scaglioni e Marzia Polito. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.